Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Marco Turinetto, io insegno al Politecnico di Milano. In modo particolare io sono un appassionato di auto, di Formula 1. È un'occasione unica per voi, ma io lo dico per me anche, perché abbiamo giornalisti, ingegneri, progettisti, piloti, abbiamo un panel eccezionale su un tema, la Formula 1, che mi viene a dire unisce tradizione, innovazione, passato, presente e futuro. Iniziato un nuovo campionato mondiale. Mi fermo qui. Ne sono passati tanti di campionati mondiali. Io credo che il bacino, e ne parlavo prima proprio con l'ingegner Coppini, il bacino di storia che la Formula 1, le quattro ruote, la potenza, la velocità, la bellezza, il pathos, siano poi alla base di uno sport come questo che ci unisce in una passione comune, in un qualche cosa che va oltre a quello che può essere la tecnologia e che unisce, come dicevo prima, tante cose interessanti. Il fatto di avere oggi, ripeto, i media, cioè i giornalisti, i progettisti, chi ha fatto le automobili, chi le fa le automobili e i piloti, insomma, questa triade oggi che possiamo apprezzare, ma quello che possiamo vedere in modo particolare in televisione, sui giornali, sui media, è quello di un lavoro comune che sta portando e ha portato l'automobile, lo si vede anche in questa manifestazione, ad essere un po' sempre concentrato di tutto quanto. Lo vediamo nei film, pensate a quante pellicole cinematografiche hanno al centro un'automobile, poi sia un'automobile sportiva o meno, ma ci sembra al centro un'automobile che ci va a indicare che cosa? Un'epoca, un'idea e perché no, uno stile, un design. A me è sempre piaciuta la Formula 1 perché ha unito delle forme eccezionali, bellissime, dettate da dei progettisti, abbiamo detto, da delle regole, ma anche delle linee estremamente belle, fluide, che fanno di questi oggetti delle opere d'arte. Io finisco qui la mia breve introduzione e ripeto, è un'occasione fantastica per sentire questi personaggi che ci racconteranno tante, tante cose. Lascio la parola quindi all'ingegner Coppini e vi auguro buon ascolto. Grazie. Bene, buongiorno anche da parte mia. Parliamo di Formula 1 naturalmente, con un parterre di ospiti davvero importanti. Io prima però vorrei ricordare un evento importante. Oggi sarebbe stato il 65esimo compleanno di Ayrton Senna. Noi lo abbiamo ricordato l'anno scorso a Imola in una manifestazione che ha avuto la presenza di 30.000 persone, un'adesione veramente incredibile. Lo ricorderemo ancora il 1° maggio quest'anno, quando ricorderemo anche un altro grande, molto diverso ma altrettanto grande, che era Gilles Villeneuve. Parliamo di passato a costo di sembrare nostalgici, e la nostalgia viene anche a vedere questa automobile che abbiamo di fronte, una Alfa Romeo 185, un altro mondo, un mondo che considerava la sicurezza un optional, un mondo che cercava la prestazione al di là di ogni ragionevole certezza. Stiamo attenti però, perché senza passato non c'è futuro. Ricordiamoci che il passato è un grande serbatoio di utopia, di innovazione, che viene a maturazione quando meno ce lo aspettiamo. Bene, entriamo in argomento, ricordandovi che i protagonisti qua siete voi, quindi noi siamo a vostra completa disposizione per parlare, per discutere, ma vorrei partire da un punto di vista tutt'altro che tecnico. Stamattina sul sito Formula Passion c'è un pezzo firmato Franco Bortuzzo, fra l'altro meglio che vi presenti i nostri ospiti, che sono Leo Turrini, giornalista del Giorno, Resto del Carlino. Qualcuno ha detto il più grande narratore orale italiano, ed è stato basso, tutto sommato. Franco Bortuzzo lo conoscete benissimo, inutile sprecare poi l'immagine della RAI. Allo stesso modo Giancarlo Bruno, ingegnere, che nel tempo libero della RAI è anche un ingegnere sul campo, nel turismo, con Tarquini e con la Honda. Nestore Morosini, grande giornalista del Corriere della Sera, un giornalista di quelli veri, di quelli che
una volta non si facevano un vanto di essere degli specialisti, ma erano giornalisti dalla cronaca nera fino alla politica. L'ingegner Claudio Lombardi, cosa dire dell'ingegner Lombardi? Pensiamo all'epopea della lancia nei rally, pensiamo alla parentesi come direttore prima sportivo, poi tecnico della Ferrari. Bruno Giacomelli è quello che ha riportato, è il pilota, ha preso il volante di un Alfa Romeo che discendeva dagli anni 50, una lunga interruzione e poi una parentesi, non sempre felice, ma però interessante. Dicevamo, partiamo da questo pezzo su Formula Passion. Cosa dice Bortuzzo? Beh, facciamoglielo dire a lui. È un paradosso quello che io metto in evidenza, cioè il fatto che adesso l'ascolto in televisione, volente o nolente, stia calando e al tempo stesso stia salendo sempre di più l'interesse nei siti sulla Formula 1, però parlando di qualcos'altro rispetto alla Formula 1. Se facciamo solo il riferimento alla gara di Melbourne, è stata una delle più noiose della storia della Formula 1 recente. 11 sorpassi, 11 macchine sole al via, praticamente due vetture che partono e arrivano. Addirittura gli scommettitori sono arrivati a dire che adesso chi scommette sulla Mercedes vincente a fine stagione prenderà 1-0-2, cioè io metto 100 euro, ne vincerò 102, cioè mi conviene mettere i soldi in banca quasi, cioè non posso nemmeno scommetterci ormai, siamo a un punto veramente in cui la Formula 1 in questo momento in pista non dice niente e dice moltissimo fuori dalla pista, cioè un sito che non ha i diritti di mettere immagini in movimento in questo momento sta facendo numeri che sono a livello di quelli che fa Sky, una TV a pagamento, e che ha comprato i diritti di Ecclestone a 55 milioni di euro l'anno. Un sito in questo momento che dà notizie che sono tutte attorno alla Formula 1 e sono quelle che sono in questo momento di richiamo. Il fatto che la Red Bull minacci di andarsene via, il fatto che il Gran Premio di Germania venga annullato, il fatto che Bottas si sia fatto male e non si capisce bene il suo incidente, il fatto che Alonso si sia fatto male e non si capisce ancora adesso cosa è successo. Tutto questo fa notizia e non fa più notizia la gara. Siamo a un paradosso, cioè noi parliamo per una settimana prima del Gran Premio e una settimana dopo di qualcosa che non c'entra più niente con quello che accade in pista. Questo è quello che vorrei sentire anche da voi come sensazioni, se sono le stesse che provo io. Cioè il concetto è che il fuori pista ha ormai la meglio su quello che succede in pista, il che comporta un ulteriore problema, che la corsa diventa un episodio a se stesso. Il mondiale non compone più un racconto fatto di un certo numero di capitoli che sono le gare, ma sono episodi destinati a essere dimenticati da un momento all'altro. Tranne che una continuità, che come diceva Franco, è il fuoripista. Bene, in qualche modo tutto questo dipende dall'esclusione dei social network dalla Formula 1. I social network non si possono neppure accostare a una pista di Formula 1 e allora naturalmente ci si rivale su quel poco, sulle briciole che escono dalla Formula 1 e purtroppo sono briciole pesanti. Nestore Morosini viene da un mondo in cui la Formula 1 era racconto, consentiva di analizzare i temi della Formula 1 ma poi di sintetizzarli in un fatto emozionale. È un po' il concetto un uomo solo al comando per Coppi, quando Fangio dice nel 57 ho fatto cose a Nürburgring per riuscire a vincere che non farò mai più in vita mia. Beh, lì partiva l'immaginazione. Oggi l'immaginazione no, vediamo tutto ma non capiamo niente, Nestore. Sì, io ritornerei sul concetto che hai detto prima, e cioè perché i social network e i siti in generale hanno maggior appeal quasi della televisione a pagamento, perché la televisione a pagamento ti trasmette una corsa, la vedi, la giudichi e la guardi, poi se hai un pochino di tempo stai a sentire, diciamo come in Australia, Schwarzenegger che fa le battute insieme a Hamilton. Se invece non ti interessa, vai a vedere il sito, che cosa dicono i giornalisti sul sito. La passione, no? È questa, è quella che circonda, non quella che guarda di fronte. Mi diceva prima Lombardi, una volta non c'era la televisione per cui
era tutta passione, anche la corsa, anche il risvolto, anche una tragedia come quella dell'Argentina 1977, no? In cui uno va a vedere una corsa e si imbatte in un regime militare che ti mette 18 volte al muro chiedendoti il passaporto, e se sei con Vittorio Brambilla e John Surtees che ti dà una sberla a un soldato e senti i clac dei otturatori delle armi che andavano indietro, insomma, Vittorio Brambilla fa: Nestore, mi me caghi addosso, figurati io se tu... Ecco, questo noi riuscivamo a raccontare insieme alle storie dei piloti. Quante volte Enzo Germiani ha intervistato Nelson Piquet sulla griglia di partenza e Nelson Piquet gli faceva gli scherzi. Ve immaginate oggi che uno vada sulla griglia prima della partenza, sulla griglia prima della partenza, e fa gli scherzi come faceva? Non esiste al mondo. Li dobbiamo non costruire, però ve li dobbiamo raccontare noi altri. Per esempio, grande scandalo, no scandalo, diciamo grandi polemiche con la tabella di chi è stato il miglior pilota della storia della Formula 1. Tutti che dicono di sì. È ovvio che quando consideri i numeri venga fuori Schumacher. È ovvio, ha vinto 7. Certo. Però c'è chi scrive: per me il più grande di tutti è stato Bruno Giacomelli, perché ha perso una corsa una volta quando l'aveva vinta. L'ingegner Chiti disse: gli si è rotta una molla valvola, però l'era fabbricata in Germania, non da noi. E queste storie non ci sono più, e queste storie che noi tentiamo di ricreare con Nasr, con Carlos Sainz Junior, con Max Verstappen, con questi giovani che ci possono dare qualche cosa e che in fin dei conti, insomma, sono la linfa nuova di questo sport. Nestore ha ricordato Ezio, io ricordo che doveva essere qua con noi, purtroppo non è riuscito a venire, e lo stesso è Mauro Forghieri, che è in viaggio dall'Austria, sarebbe venuto molto volentieri, lui è sempre presente con noi, ma vi saluta da parte mia. Io vorrei chiedere all'ingegner Bruno, ma vedere la griglia di partenza del Gran Premio d'Australia e lo svolgimento delle prove e della gara non ti dà un senso di incredibile impreparazione da un certo punto di vista dell'intero sistema della Formula 1? Eppure un anno dopo il lancio di un regolamento, non dico arrivato a maturazione, ma comunque evoluto. Beh, se questo fosse accaduto lo scorso anno, forse avremmo trovato delle giustificazioni, perché all'inizio della stagione 2014 c'è stato un cambiamento epocale nel regolamento che ha veramente stravolto le regole tecniche, con investimenti che sono stati richiesti ai team grandissimi, e quindi con l'incertezza sull'affidabilità. Poi invece, dopo una sessione di test invernale disastrosa per tantissimi, in realtà la prima gara ci fu soltanto un ritiro, se non ricordo male, il campo partenti era di 22 vetture, quindi tutto sommato più che dignitoso. E invece quello che doveva succedere l'anno scorso è successo quest'anno, quindi a un anno di distanza si è verificato quello che si temeva, a parte che c'erano delle vetture in meno, perché abbiamo visto la farsa della Manor, abbiamo assistito alla farsa del pilota di Van der Garde con la Sauber, rotture di motori in pista nel giro di allineamento, problemi tecnici sulla Red Bull, quindi c'è stato un inizio campionato molto molto inatteso, se vogliamo, che però, se lo guardiamo con un po' di freddezza, forse è la logica conclusione, spero che sia la conclusione e non l'inizio, di una stagione difficile per la Formula 1, perché ci sono grandissimi problemi di natura economica per tutti i team, anche per i più grossi. Avete visto tutti le fiancate della McLaren, non c'è uno sponsor, ma non c'era neanche l'anno scorso. Poi Ron Dennis dice: non esiste più il main sponsor, lo dice lui perché non ce l'ha, chi non ce l'ha dice: no, non esiste più. Certo, chiedetelo alla Ferrari se esiste il main sponsor. Quindi ci sono tanti segnali anche su squadre blasonate che fanno capire che la situazione economica è difficile, e allora ci si pone la domanda: ma perché nel 2014 stanno rubando la... no, non rubando questa un Alfa Romeo. Ma perché nel 2014 si è partiti con un regolamento così complicato,
così economicamente oneroso, sapendo che la situazione economica di tutti i team non era florida, specialmente dei piccoli, ma anche dei grandi che hanno delle difficoltà. Questa è un po' la domanda che, in maniera diciamo un po' subdola e un po', come dire, capziosa, ha posto anche Ecclestone, però per altri motivi. Sì, perché probabilmente all'interno della Formula 1 c'è anche una guerra che potrebbe avere come vittima proprio la Formula 1, perché questa, diciamo così, tra virgolette, impreparazione colpisce in una Formula 1 proprio per la sua professionalità ormai raggiunta. Nestor mi faceva giustamente, mi ricordava, c'erano gran premi nel passato dove arrivavano 7 macchine, ma io credo che Bruno Giacomelli ci possa dire come fosse diverso quel tempo, non solo a livello di sicurezza ma a livello di affidabilità, di prestazione. Buongiorno a tutti. Da dove incominciamo? Perché qua il discorso è complesso. Io ero uno di quelli che si fermava quasi sempre, dunque. Ma no, parlando di Formula 1 è veramente difficile. Ma alla base di tutto credo che sia questo il problema principale, che è stata intrapresa una strada sbagliata e si è andati avanti talmente tanto che indietro non si torna più. La Formula 1 è incomprensibile, e troppe regole, credo che anche gli addetti ai lavori non conoscano tutte le regole di questo sport, e figuriamoci la gente che guarda. Io ho provato a chiedere a delle platee, ai spettatori, se qualcuno conoscesse le regole, e nessuno può darmi una risposta. La Formula 1 è incomprensibile. La Formula 1 ha perso il fascino perché non è più pericolosa. È un discorso veramente difficile affrontarlo così in 2 minuti. Bisognerebbe affrontare questo discorso grado per grado. È veramente, bisogna parlare di tutti gli aspetti. Questo è un tema, il tema che dice Bruno è fondamentale, perché pensate cosa voleva dire la ricerca del limite quando loro guidavano quelle automobili su quei circuiti. Oggi la ricerca del limite si può fare semplicemente per eccesso, al limite si va in una via di fuga e si torna ai box. Ma io scusa adesso, perché poi io il mio intervento, sai, quando parlo di Formula 1 faccio fatica, perché ovviamente a me questa Formula 1 non mi piace, mi sembra ovvio, e non solo a me, a tantissime persone. Ad esempio, quando mi si chiede di parlare di sicurezza, io preferisco aggirare l'ostacolo, e non mi piace parlare di sicurezza, anche per rispetto dei colleghi che sono morti in passato, e sono veramente, la lista è veramente lunga. Dunque, non sono morti per niente, sono quelli che hanno fatto grande la Formula 1. La Formula 1 oggi non ha fascino, cioè i piloti di oggi non hanno fascino. Gente che incomincia a 5 anni a guidare e parlano di talento, io ho incominciato a 20 anni, allora forse si può parlare di talento. Come si fa a parlare di Hamilton come pilota di talento, che da quando è in fasce guida le auto da corsa o dei mezzi simili? Ma se avessi cominciato io 5 anni, cioè, questi sono i discorsi. Le corse hanno perso il loro fascino soprattutto perché non sono pericolose, o lo sono molto molto di meno. È un po' il discorso dei trapezisti al circo, da quando non è ammessa più farle senza la rete, però d'altra parte evidentemente anche nel rispetto in fondo dei piloti che sono morti la battaglia per la sicurezza ha un forte senso. Poi oggi culturalmente non siamo preparati per il dramma. Abbiamo detto regole incomprensibili. Scusa,
a nessuno verrebbe in mente di mettere una rete a uno che sta scalando una montagna, una rete sotto. La Formula 1 e la MotoGP sono gli unici due sport che sono stati completamente stravolti da questo punto di vista. Il calcio è rimasto uguale, il tennis è rimasto uguale, l'atletica è rimasta uguale, il motocross è rimasto uguale, i rally sono rimasti uguali o no? Sì. La Formula 1 cos'è? Cioè, voglio dire, ci sono tre piste, c'è una pista interna, una centrale, una esterna, escono, asfaltano dappertutto, uno esce, non può mai sbagliare marcia perché è impossibile. Quando sbagliavamo marcia noi ti passavano in quattro. È vero, è tutto vero, ma ricordiamoci che quando uno sport, Bruno, diventa uno sport che va in su televisioni generaliste e in orari centrali, deve in qualche modo assumere le regole degli spettacoli televisivi, nei quali non è previsto, da un certo punto di vista, il dramma. Ma tu hai detto anche un'altra cosa, i regolamenti incomprensibili. Ed è vero, è un regolamento difficilmente comprensibile, fuori tempo, perché è arrivato il momento in cui il mondo è entrato in una crisi economica da cui non è ancora uscito, però l'incomprensibilità ha effetto se si accompagna alla totale mancanza di spettacolo. Forse quello è il tema, Bruno. Assolutamente, perché noi abbiamo il difficile compito di cercare di spiegare tecnicamente quello che succede, e come giustamente ricordava Giacomelli, oggi la Formula 1 è complicata, però io mi metto nei panni del telespettatore. Quando lo ero, io volevo vedere lo spettacolo, volevo vedere il sorpasso, che oggi è un po' negato per tutte le facilitazioni, chiamiamole così, che sono legate alla tecnologia esasperata, perché, come giustamente ricordava Bruno, non si può più sbagliare marcia perché c'è il paddle shift, quindi, che ti impedisce di chiamare una marcia quando i giri sono troppo alti, quindi ci sono tutte le protezioni per il motore. Però, mettendo da parte questa incomprensibilità, me ne faccio una ragione: se almeno avessi lo spettacolo, il sorpasso, la competizione in pista, chi se ne frega che non, di non capire. Io voglio vedere lo spettacolo, voglio vedere lo sport, voglio vedere il sorpasso. Già digerire il DRS è qualcosa che si fa fatica, perché è assolutamente, dal mio punto di vista, antisportivo. Però abbiamo visto in altri gran premi del passato la differenza tra un gran premio su certe piste con e senza DRS, i sorpassi erano doppi, e quindi abbiamo dovuto digerire questa innovazione, tra virgolette. Ma perché una volta i sorpassi si facevano in staccata, si sbagliava la marcia e si perdevano quattro posizioni. Oggi questo non è più possibile, perché tecnicamente si è superata questa difficoltà, però manca lo spettacolo. E allora ribadisco, se ci fosse lo spettacolo, la competizione in pista, non importa se io capisco cos'è l'MGUH e l'MGUK e quando viene usato, l'importante è che ci sia spettacolo, che è quello che manca. Il paradosso è che, rendendosi conto che la tecnologia portata a questi livelli toglie lo spettacolo, si cerca di recuperare lo spettacolo con sistemi esterni al sistema, attraverso delle interpolazioni del regolamento sportivo. E questo rende tutto ancora più confuso. Ma poi c'è un altro grosso elemento sul quale la Formula 1 purtroppo può contare, sul fatto che non c'è più la diversità in Formula 1. Allora io mi chiedo, come mai nell'endurance, nelle gare di durata riservate ai prototipi, noi abbiamo tre marche che rispondono a un regolamento che è, da un certo punto di vista, più complesso ancora di quello della Formula 1, ma che lascia un grado di libertà maggiore e consente ai tre partecipanti fondamentali, la Porsche, l'Audi e la Nissan, a questo campionato, di avere soluzioni totalmente diverse? E come mai queste macchine funzionano pur avendo soluzioni molto diverse tra loro? Il recupero, ad esempio, di energia cinetica attraverso un volano, piuttosto che la concezione di una Nissan a motore anteriore, la definizione di una trazione integrale dove i due motori, elettrico e il motore termico, incidono su due assi diversi. Volevo sentirlo dall'ingegner Lombardi, che
di macchine complesse ne ha viste tante, pensiamo alla DS4, alla Lancia S4, una vettura che poi fra l'altro avrebbe avuto un'evoluzione che l'avrebbe portata a una complessità ancora maggiore. Ecco, come mai le macchine complicate una volta funzionavano e oggi no? Buongiorno a tutti. Una domanda estremamente non facile alla quale rispondere. Penso che probabilmente dipendeva molto dai regolamenti sportivi, da quello anche che ha detto Bruno Giacomelli, dove il pilota poteva esprimersi in maniera completamente diversa da come si può esprimere attualmente, forse dai regolamenti sportivi, perché da un punto di vista tecnico io sono dell'avviso, proprio sono d'accordo con quanto hai detto, lo sport prototipi ha il regolamento attualmente, lo sport prototipi, quelli che corrono alla 24 ore di Le Mans, hanno delle soluzioni tecniche che sono le vere soluzioni tecniche sulla quale si deve incentrare lo sviluppo dell'automobilismo adesso, perché l'automobilismo adesso non deve essere alla ricerca della prestazione. Fino agli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, l'automobilismo sportivo aveva un obiettivo, dimostrare, incrementare, fare ricerca per dimostrare che non ci sono, ci sono limiti, ma che la prestazione può ancora aumentare e aumentare negli aspirati con i regimi di rotazione, nei turbo con la pressione di sovralimentazione. Questo era fino agli anni 90. Adesso i target sono altri, sono risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti. E quindi, torno al discorso degli sport prototipi, il regolamento migliore è veramente, tecnicamente, quello degli sport prototipi. Sviluppare un motore di sport prototipi adesso permette di un veicolo di sport prototipi permette di mettere a punto delle tecnologie di questo tipo, il recupero massimo di energia. Perché dico lo sport prototipi e non Formula 1? Anche il Formula 1, ma lo sport prototipi proprio perché il regolamento tecnico dà più libertà. Però anche il regolamento dell'F1, io parlo, sono d'accordo con quanto è stato detto sullo spettacolo eccetera, io parlo della parte tecnica del motore, è un ottimo regolamento dal punto di vista tecnico del motore, perché permette di sviluppare dei motori che sono in maniera eccezionale efficienti. Non c'è confronto con prima, io voglio fare dei numeri, cioè prima gli 8 cilindri, i 12 cilindri ai quali sono legato affettivamente, no? Erano motori che avevano dei rendimenti che superavano di poco il 30%. I motori attuali di F1 passano il 40% di efficienza, sono sul 43-44% dai dati che... Sono oltre il diesel. Vuol dire che... cioè, cosa vuol dire questo numero? Bisogna spiegarlo bene. Se metto un litro di benzina, c'ha una certa c'ha un'energia, 10.400 kcal, ha una quantità, ha un'energia. Bene, io se di questa energia, qual è la parte che trasformo in energia propulsiva, in energia meccanica? Prima era il 30% scarso, adesso invece è il 44%, soltanto il resto se ne va via in attriti e in calore. Ma adesso ho aumentato del 30, 40, 50% l'efficienza, e questa è una risposta, è la tecnica che serve allo sviluppo, e le emissioni di CO2 diminuiscono proporzionalmente all'aumento dell'efficienza, quindi è un motore che diminuisce le emissioni di CO2, del gas climalteranti, del 30-40%. Quindi io dal punto di vista tecnico sono più che favorevole, però con l'apertura, con il potessero del regolamento verso un regolamento tipo sport prototipo, per avere varie soluzioni, dal 4 cilindri a V della Porsche, 4 ruote motrici, agli 8 cilindri di Toyota. Leo Turini, allora abbiamo detto CO2, abbiamo detto efficienza, abbiamo detto risparmio energetico. Tutto arabo, ecco, quello che dico. Ma tutto questo come arriva al pubblico? Cioè, quando è stato il momento in cui la Formula 1, inseguendo lo sviluppo dell'auto di serie e i target dell'auto di serie,
ha perso un po' la strada della Formula 1 in qualche modo. Dunque, intanto buon pomeriggio. Io, quando voi parlate di queste cose sofisticatissime, mi perdo. L'ingegnere Lombardi lo sa, perché ci frequentavamo 20 anni fa. Vorrei fare una domanda, scusate, quanti tra voi che siete qui hanno meno di 20 anni? Potete alzare la mano? Ecco. Io vi assicuro, no. Guardate che qui c'è la risposta. Se avessimo fatto questo convegno 20 anni fa, il 70% del pubblico sarebbe stato un pubblico sotto, non voglio dire i 20, ma i 30 anni. Quindi cos'è successo? Non è che la questione, la crisi nasce adesso. Io ho visto correre Bruno e vi posso assicurare che anche ai tempi di Bruno, e non per colpa di Bruno, già i Gran Premi cominciavano a essere noiosi. Io ero amico di Senna, ho visto delle corse con Senna, Prost, Mansell, Piquet, che non c'era un sorpasso. L'ingegnere Lombardi se le ricorderà benissimo, ce lo dobbiamo dire, eh? Cioè la Formula 1 ha perso un'intera generazione di pubblico, e questo non è successo negli ultimi 2 anni. È perché, e Bruno l'ha detto benissimo, in maniera anche un po' ruvida, è venuto meno lo spettacolo, è andato perdendosi, e questo senz'altro è un bene, il concetto del rischio estremo, e quindi quello che è il pubblico, diciamo così, che oggi ha la fascia teen, dai 15 anni in su e arrivare ai 30, con la Formula 1 non si emoziona più. Ma neanche con l'auto, forse, quello è un altro problema. C'è anche una componente socioculturale. Prendete qualunque ricerca demoscopica, non solo in Italia, in tutti i paesi sviluppati. La crisi del mercato, sì, ci sono le grandi questioni globali, eccetera, ma il ragazzino di oggi non vive più per farsi comprare l'automobile appena 18 anni, preferisce la PlayStation o il nuovo modello dello smartphone, chiedetelo a qualunque genitore che abbia dei figli. Quindi da questo punto di vista, ripeto, la Formula 1 non c'entra niente, perché Bortuzzo lavora per la concorrenza, io lavoro per Sky, non è colpa di noi di Sky, c'è la Formula 1, non è divertente, questa è una gigantesca balla dei colleghi della concorrenza, è che proprio è venuto meno un elemento chiave, che era quello dell'emozione purissima, diciamo così, che si collegava al Gran Premio. Poi ci sono anche, secondo me, delle ragioni specifiche. Allora, la Formula 1 è governata dalla stessa gente che comandava onestamente negli anni 70. È come se alla Casa Bianca ci fosse ancora Richard Nixon e a Palazzo Chigi Giulio Andreotti. Anche questo non è salutare, non va bene. Io ho il massimo rispetto per Bernie Eccleston, sicuramente è immortale, ma può essere un signore di 85 anni a immaginare l'automobilismo del futuro? Non esiste. Quello che manca, grazie. Quello che manca anche all'automobilismo è di avere, diciamo così, in posizione di comando gente che possa capire quelle che sono le sensibilità e le esigenze del pubblico. Vi faccio un altro esempio di cronaca immediata. Ieri è stata ufficializzata la notizia che scompare il Gran Premio di Germania. Ora, questo è incredibile. In un altro sport sarebbero saltati sulla seggiola. Perché la Germania vuol dire i più grandi costruttori di automobili, non solo la Mercedes, che poi vi spiega Bruno perché vince adesso in continuazione, ma è la patria della BMW, della Volkswagen, dell'Audi, che forse tornerà alle corse, è comunque, diciamo così, il cuore europeo dell'automobile insieme a noi italiani, è la casa di Schumi, è il paese di Vettel. Non ci fanno più il Gran Premio di Formula 1. Allora, è mai possibile che da Bernie Eccleston, ah, lì il pinguino francese Jean Todt eccetera, lo dico, ma qui cosa sta succedendo? Cioè, hanno portato la Formula, io ci sono stato, Bortuzzo è più giovane, si annoierà anche lui, andiamo a correre in Bahrain, ci sono 4 beduini che transitano con i cammelli, ci portano a gareggiare con la Formula 1 in mondi dove non gliene frega nulla, perché non hanno la cultura dell'automobile, non hanno la passione delle competizioni. Io capisco che, siccome sono tutte dittature, autocrazie eccetera, ti mettono lì i soldi, ma non puoi guardare solo quello. La decima volta che andavamo in Malesia, vi racconto questa perché vi dice tutto, Todd era ancora alla Ferrari, prove libere del venerdì, io incontro Todd lì tra una sessione e l'altra, e lui, lui, no io, lui
mi dice: ma scusi Turini, ma si è accorto che a vedere le prove libere ci siamo io, lei e due inservienti? Ed è vero, perché in Malesia è la stessa cosa, visto che ci vanno la prossima settimana. Anche questo è sbagliato. A me non interessa che la Formula 1 vada a Abu Dhabi, a Singapore di notte, in realtà nelle quali non esiste. E poi il Gran Premio di Francia, che è un'altra delle patrie dell'automobilismo internazionale, non esiste più da anni. Adesso non si va più in Germania. Sì, speriamo di no. Marchionne si sveglia male una mattina, fra un po' non faranno più neanche Monza. Allora, non può esistere uno sport che non ha rispetto delle sue radici, delle sue tradizioni, di quello che, diciamo così, appartiene al DNA dell'automobilismo. E questo dipende anche dal fatto che davanti, ripeto, a governare ci sono sempre questi qui. Guardiamo i soldi, non importa chi ce li dà, fanno questi autodromi assurdi, a Sochi. Ma dico, hanno fatto un gran premio dove c'era il parcheggio, credo, del centro olimpico, eccetera, ma non esiste. Fra un po' vi diranno: non si può più andare a Spa. Quando toglieranno Spa io mi ritiro, lo dico, so che voi siete tutti più giovani con me di me, ma quando chiudono Spa io mi ritiro. Quindi qui servirebbe veramente una rivoluzione generazionale, provare a far governare la Formula 1 dal ramo commerciale a quello tecnico, a quello sportivo, ai quarantenni, a quelli che possono quasi essere miei figli. E lo dico con tutto il rispetto per voi che siete dei ragazzi, farete strada nella vita, ma ci vogliono, secondo me, delle persone che capiscano quello che è il sentimento del popolo oggi e non 40 anni fa. Grazie. Intervento di Leo, non è per nulla il più grande narratore orale italiano, però mi rimane un dubbio. Eccleston e Todd gestiscono, direi non insieme in questo momento, ma addirittura in contrapposizione, ma i costruttori che cosa fanno? Anzi, l'interrogativo è ancora più grosso: è immaginabile una Formula 1 in mano ai costruttori, ai grandi costruttori? Perché tutti questi obiettivi, tutte queste strategie sono totalmente condivise, ma allora bisognerebbe avere il coraggio di dire una cosa più sgradevole. Lo diceva prima Bruno, Eccleston li ha fatti tutti ricchi e non ha fatto ricca la Mercedes in quanto casa automobilistica Mercedes, ma in quanto le persone che all'interno della Mercedes, della Ferrari, della Red Bull, di tutto quello che volete, ci sono delle persone che sono diventate ricche. Vogliamo dire che è un'associazione che in qualche modo ha fatto del male alla Formula 1? Perché Eccleston poteva fare il bello e il cattivo tempo, era giovane, era più reattivo, aveva più immaginazione, quando i team erano dei team fondamentalmente privati, erano degli assemblatori. Quando il motore Cosworth dal tavolo da disegno al motore completo era costato 300.000 sterline di progettazione e produzione. Ma in una Formula 1 che è in mano ai grandi costruttori, pensiamo davvero che loro non abbiano nessuna responsabilità? Secondo te, Nestor? La responsabilità principale è di chi accetta, e qui ti rimballa anche Sky, altro che no, di chi accetta di far vedere invece delle macchine i cartelloni pubblicitari sulle curve, sui ponti, dappertutto, sui prati, Pirelli, tanto per dirne una. L'altro giorno ho detto: ma le macchine dove sono? Guardando l'Australia, c'era solo Pirelli. Vabbè, ci saranno le gomme, no, c'erano i cartelloni. Questa è la verità delle cose. Il signor Eccleston se ne strafrega dello spettacolo e dello sport, ma anche i costruttori se ne fregano dello spettacolo e dello sport. A loro basta mettere in piedi uno show business, più business che show, in cui i soldi arrivano di sicuro, in cui le maestranze non protestano perché i soldi arrivano e gli stipendi vengono pagati, e poi batta la pesca, tanto i rischi non ci sono, come diceva prima Bruno. Io sono d'accordo con lui. Io mi ricordo gli ultimi 10 minuti di Gilles Villeneuve, quando eravamo a fare la pipì dietro un muro, e lui mi fa: dice, adesso cambio la disposizione delle gomme con le gomme usate, vado a rubare il tempo a Pironi.
e invece non c'è riuscito, ma quella volta c'era gente d'ardimento che non aveva paura di rischiare, non aveva paura Elio De Angelis, non aveva paura Tom Price, non aveva paura Ayrton, non aveva paura Ratzenberger, rischiavano, sapevano di rischiare. Non aveva paura uno che ha corso con l'Alfa Romeo ed è morto in prova, che era Patrick Depailler, e come no? Non avevano paura, eppure c'era lo spettro della morte quella volta. Ma una volta con Bruno Clay Regazzoni, figuriamoci se avesse avuto un po' di paura, noi due siamo stati testimoni a piangere con Clay per quello che rischiava, con una BMW che lui aveva in dotazione, perché correva in Formula 2 con la BMW, ci ha fatto un sorpasso a destra di un camion e ci siamo visti davanti all'imboccatura di una galleria, è passato un centimetro di qua, un centimetro di là, non abbiamo saputo come, però c'è passato, rischiavano. E Eccleston che cosa rischia? 85 anni, è vero che ha fatto ricchi i costruttori, ma si è fatto ricco anche lui, accidenti, è il terzo più ricco di tutto il regno britannico. Eccleston però fa il mondiale con quattro motori, voglio vedere poi come fanno. Andiamo noi altri con le macchine di serie e prima o poi arriviamo prima di loro, perché come fanno a fare senza? E poi questa storia dei gettoni, sembrano i politici oppure i general manager che vanno a fare i consigli di amministrazione, tre gettoni di qua, un gettone di là. E una volta, e questa è l'ultima, perché sennò il direttore mi mangia, una volta i piloti correvano anche nelle sport prototipo e c'erano delle gare strepitose a Monza. Ho visto Franco Galli, che io dicevo sei sempre il primo dei secondi, l'ho visto lì e correva per passione e ogni tanto vendendo di nascosto un mobile al padre per potersi pagare la macchina. Insomma, saranno altri tempi e la nostra immagine è distorta dalla gioventù che non l'abbiamo più, però erano altre corse. Per non parlare di Giannino Salvati, erano i Peterson in Formula 3 a Monza una volta. Due cose, intanto Nestor ha detto una cosa importante: questi piloti guidavano l'automobile, i piloti di Formula 1 oggi non guidano l'automobile, si spostano in un altro modo, con gli aerei, con gli elicotteri e comunque con gli autisti. Pensate alla continuità che si poteva avere nel rapporto col pilota in quegli anni, negli anni 60, 70 e anche all'inizio degli anni 80, quando il pilota lo si vedeva domenica su una Formula 1, ma Clark era la domenica dopo su una Lotus Cortina, Stirling Moss era su un Aston Martin o su una Ferrari GTO, o addirittura su una Formula 2 come Clark, che poi ha trovato la morte con una Formula 2 in una gara secondaria a Hockenheim. Voglio dire, c'era una continuità nel rapporto che oggi non c'è più. Questi stanno in una scatola, vengono estratti dalla scatola il giovedì pomeriggio e rimessi nella scatola lunedì mattina, sono totalmente fuori dalla vista del loro pubblico. Mi volevo riagganciare al discorso di Nestor e anche di Giacomelli sul discorso del coraggio, ma nella Formula 1 moderna, e lo voglio chiedere all'ingegner Bruno, ma il coraggio potrebbe trasformarsi in prestazione, o forse nelle macchine moderne, non come quest'Alfa Romeo che gentilmente ci ha prestato Cois, la casa d'aste? Beh, davvero porterebbe un vantaggio? Ma il coraggio, dal mio punto di vista, magari Bruno può darmi una conferma, coraggio significa affrontare delle situazioni che si presentano in maniera assolutamente inaspettata e reagire di conseguenza. Si ha coraggio quando si ha la capacità di dominare queste situazioni. Posso dire? Allora, io non mi sono mai reputato una persona coraggiosa. Non ci vuole coraggio a correre in macchina, ci vuole una predisposizione. È chiaro che non puoi mettere un impiegato su una Formula 1 dall'oggi al domani, ci si arriva per gradi, ma il coraggio è l'ultima delle cose che ci vuole. Ci vuole la predisposizione, una certa dose di incoscienza alla base c'è, è chiaro. Ci vuole talento. Ma io non mi sono mai reputato una persona coraggiosa. Io ho paura dei cani, ho sempre avuto paura dei cani, anche piccoli, no?
Cioè, cosa vuol dire? La paura, ci vuole la predisposizione, ma soprattutto una grande passione. Però forse mi sono espresso male. Io da ragazzo ero affascinato dai personaggi, non solo dello sport, che hanno segnato le varie epoche. Io non so, ero affascinato da Charles Lindbergh, che fece la traversata atlantica in solitario. Queste erano le cose che ci ispiravano, capisci? C'è il coraggio da fuori è visto come coraggio, ma uno che fa questo sport, ti garantisco che io non ho mai affrontato una curva senza avere la certezza matematica di poterla fare a quella velocità lì. Non ho mai fatto una curva o la va o la spacca, hai capito? Cioè, certo, però anche un'altra cosa, la però. Differenza oggi qual è? È che e oggi credo che sia uguale, non è cambiato niente. Secondo me è cambiato, ma molti dei controlli sono stati tolti al pilota in qualche modo, cioè il suo margine di azione, credo, è decisamente più basso di una volta. Cioè il controllo del veicolo è, una volta era al 100% nelle tue mani, il cambio, il freno, il volante, i tre pedali, tutto. Oggi buona parte di questi controlli sono nelle mani del software che gestisce la cambiata, sì, che gestisce anche la frenata col brake by wire. Oggi è diverso, anche l'entrata è... anche l'entrata del KERS, certo. È totalmente preprogrammata, esatto, cioè sul giro, sì. L'MGU, il motogeneratore cinetico, sì. Ha una sua mappa predefinita sul simulatore. Guarda, certo. E poi viene tarata, scusami, finisco. E poi viene, diciamo, si fa il fine tuning in pista in funzione delle condizioni, dello stato della gomma, delle condizioni dell'asfalto e quindi del grip disponibile. Però oggi tu non sei, quando sei andato la prima volta a Brands Hatch, perché tanti di voi mi raccontano della prima esperienza con Brands Hatch che è stata traumatica per tutti. Io la prima volta ho vinto a Brands Hatch. Bravissimo. Però era una di quelle piste che venivano accolte con un po' di timore riverenziale, perché tecnicamente era... Non con paura. Non con paura, con timore. Oggi... È una sfida. Oggi i ragazzini si infilano, non nelle vetture, nei simulatori, e fanno centinaia di giri e di gran premi, arrivano in pista e sanno già tutto. La storia del simulatore non voglio neanche guardare, per l'amore. Ma è così, è così. Il simulatore. No, volevo raccontare un aneddoto... che si lega, allora giocano tutti al simulatore con, bravo, la PlayStation. Bravo Bruno, poi scegliti in quella lì dopo, cioè voglio dire, no, ma volevo dire una cosa, non tutti l'hanno digerita la storia dei simulatori. Voglio dire una non cosa, non so cosa servono, ma su questo, i dati prima delle piste, su questo aspetto qui, perché l'ingegner Bruno è un provocatore. Allora, una volta era l'epoca in cui Schumi vinceva sempre con la Ferrari, sono finito a cena con Clay Regazzoni e Arturo Merzario, eravamo sulle colline sopra Maranello, quindi insomma il Lambrusco scorreva a fiumi. A un certo punto io ho detto: ma scusa Clay, dico, ma se Michael avesse gareggiato con la tua generazione, Ronnie Peterson, Niki Lauda, tutta quella gente lì, no, della quale James Hunt, della quale conserviamo memoria, sarebbe stato comunque così dominante, così competitivo? E Regazzoni mi guarda e dice: non sarebbe mai entrato nei primi dieci, mai entrato nei primi dieci, che già questa era abbastanza, no? Al che Merzario, che era di fianco, nonostante fosse macello il cappello cowboy, dice: no Clay, ti sbagli, ai tempi nostri Schumacher non entrava nei primi 20. Questo per dirvi come la percezione, per chi ha guidato in un'altra Formula 1, il discorso che faceva l'ingegnere, oggi sei un driver totalmente assistito dall'elettronica rispetto all'epopea di Giacomelli, per fare un esempio, effettivamente è molto pesante anche nel giudizio che poi storicamente si può tentare di dare. Io rammento che un'altra volta eravamo a Fiorano e c'era Schumi, gli fecero provare la macchina di Tambay, quella del 1983, e
lui disse: ma io non capisco come facevano a guidare la Formula 1 dopo averla provata, eh? Cioè, come facevano a guidare una Formula 1 così rigida, così pericolosa, così difficile da gestire dal volante, ed era Schumacher, eh? Quindi è molto difficile pensare, voglio dire, di fermare quello che è il progresso. Ci sarebbe riuscito anche a guidare quelle dei miei tempi, non c'è dubbio. Come io riuscirei a guidare quelle di oggi, non credere, oramai non ho più gli anni ovviamente, ma non sarebbe un grosso problema. Ma io mi chiedo una cosa. Allora, abbiamo detto che il pilota moderno è diventato più un gestore di sistemi che il gestore di un'auto, il che poi non penso che, sì, sarà forse più semplice, ma richiede qualità diverse, perché un altro dei temi della Formula 1, e mi rilascio a quello che dice Giacomelli, è oltretutto non solo la sicurezza giusta, sacrosanta, necessaria, ma la mancata percezione di un pericolo, sia pure virtuale. Cioè, la Formula 1 non riesce a trasmettere l'impegno del pilota, che pure in qualche modo evidentemente c'è, però vedete, la moto ha il grosso vantaggio che è un veicolo ad assetto variabile, si inclina in curva, più si inclina più dà la sensazione del pericolo, del talento, della capacità di rischio. Non ha un'aerodinamica in funzione deportante, per cui ha delle staccate molto lunghe e ci possono essere i sorpassi in quella fase. Voglio dire, purtroppo la Formula 1 di oggi è talmente asettica che sembra quasi più un format televisivo, più un reality che un qualcosa di vero. Poi non è vero, perché poi succedono delle cose, poi succede l'incidente di Bianchi, poi succede l'incidente di Alonso, ma la televisione ha difficoltà. Quando Giacomelli dice: mi faceva sognare la trasvolata atlantica di Limber, sai, non c'era mica la diretta televisiva, ma erano personaggi che con il loro comportamento, le loro capacità, ti facevano sognare. Oggi non è facile sognare guardando la Formula 1, e questo credo il tema anche. Pensate, la Formula 1 è tecnica, ma l'automobile, le corse in automobile sono da sempre un elemento in cui la componente comunicazione è fondamentale. Nel 1901, quando Gordon Bennett organizza la prima corsa al mondo, beh, Gordon Bennett non era né un tecnico né un sportivo, era un magnate dell'editoria. Quindi quando si fa un regolamento è folle e suicida non considerare anche quella componente. Io credo, volevo chiederlo a Franco, qual è la loro difficoltà a trasmettere la Formula 1. Anche se poi c'è un ulteriore paradosso, se vogliamo, cioè la Formula 1, nonostante adesso abbia 30-35 telecamere lungo un circuito, non riesce a dare nemmeno le difficoltà di quel circuito. Pensiamo a Austin, Texas, la salita e la curva cieca dopo il traguardo non viene assolutamente capita o recepita in televisione quanto sia difficile e particolare, e lo si vede dal vivo. La televisione non darà mai le difficoltà di Spa se uno veramente non va a vederle, non riesce nemmeno a essere capace di dare questo è anche un ulteriore paradosso, secondo me, al di là del fatto che adesso ormai possa permettere 30 telecamere lungo tutto un percorso di una pista, non vi darà mai la qualità e la difficoltà di quello che viene affrontato in questa pista. Quindi secondo me è un ulteriore paradosso. E questo è un tema che nasce fondamentalmente dall'estensione dell'effetto suolo, quando queste macchine fanno traiettorie perfette o non le fanno del tutto. Vorrei chiedere a Giacomelli come è stato, perché lui ha vissuto la transizione da una vettura convenzionale a una vettura effetto suolo. Come è stato quel fenomeno? Non è stato difficile per niente. Il pilota si adatta alle varie situazioni man mano che gli capitano. Cioè, non è stato assolutamente difficile passare dalla macchina non a effetto suolo a quella con le minigonne e quant'altro. Cioè, proprio il problema non esiste, il pilota si adatta a qualsiasi situazione. Però voglio dire, il limite si è alzato molto. Il limite si è alzato, ma l'uomo si adatta al limite più alto. L'uomo si adatta a qualsiasi situazione. Sono andati sulla Luna gli astronauti, voglio dire. È chiaro che devi avere una predisposizione. Quello per è quello il punto, cioè, capisci? Non stiamo parlando
stiamo parlando di uomini che hanno determinate caratteristiche e sono quelle. Cioè, io sono stato un pessimo giocatore di calcio, per esempio, però la guida di auto da corsa mi sono sempre espresso al massimo e per me è stato facile, tra virgolette. Cioè, non è stato difficile, è stato più facile di certi altri. Nestor, avevo tu... una predisposizione. No, tu non hai, cioè, mai corso, esempio, e penso neanche giocato, mi ricordo, a calcio. Mi ricordo Brambilla, Vittorio Brambilla, che quando guidò l'Alfa Romeo effetto suolo con le minigonne, dopo la morte di Patrick Depailler, venne chiamato a sostituirlo in un paio di occasioni. Lui mi ha sempre detto che lui non riusciva a guidare quella macchina lì. Perché secondo lui andava sui binari. Non era proprio vera la storia. Il limite si era alzato. Si era molto alzato. Non solo, ma il comportamento della macchina da fuori. Io però ci arrivavo là così. Lui non ci arrivava. Perché faceva parte di una. Era un pilota di un'altra generazione. Aveva già una certa età, bisogna dire anche questo. Dunque, cioè, voglio dire, ma non è che fosse più facile. Il limite si era alzato. Allora, parlando di limite, qua ho sentito Leo prima parlare di Spa. Dice che lui, quando non si corre, era... Spa è cambiato con le macchine di oggi. Io ho corso tante volte a Spa. Spa adesso è nella mente e nel cuore di ma fanno tutto in pieno con le macchine di oggi, fanno tutto in pieno, cioè non è più spettacolare come lo era una volta, perché le macchine di oggi permettono ai piloti di fare curve che magari prima erano una curva di quarta, adesso la fanno in quinta, magari prima quarta parzializzata, adesso la fanno in quinta piena. Dunque non è più una curva, diventa un rettilineo. Ma non trasmettono all'esterno la stessa emozione di una volta. Assolutamente no, ma dunque è un discorso veramente complesso. Ma alla base poi cosa c'è? Questa tecnologia, chi riesce a gestire questa tecnologia? Solo pochissime squadre? O facciamo correre solo queste pochissime squadre, oppure ci vogliono anche i comprimari, ci vuole anche la Manor, la Marussia, se vuoi fare il numero sulla accennavo linea. Prima al concetto degli assemblatori, perché bisogna che tutti possano partecipare, se no è inutile il regolamento. Chi è che la Ferrari si lamenta di hanno sottoscritto anche loro questo regolamento l'anno scorso, no? Non è colpa di nessuno. Solo, ma è stato salutato come un grosso passo avanti, è stato detto finalmente il motore torna al centro della macchina. Io, se vuoi proprio che te la dica, l'hanno fatto per favorire la Mercedes, perché la Mercedes si stava ritirando dalla Formula 1. Sì, ma quello è probabile. I costruttori... Però il costruttore è quello, ci sta solo se vince. Bravo. E questa è la fragilità. I costruttori entrano in Formula 1 solo se hanno la certezza o quasi la certezza di vincere. Perché dal punto di vista commerciale sarebbe un disastro. Ma guarda la Renault in questo momento. La Honda entra perché loro sanno che tra un anno o due, se non arrivano, se ne vanno un'altra volta. La Formula 1 dei costruttori è instabile, la è fragile. La Formula 1 è troppo complessa, troppo complicata. Quattro motori li cambiavamo in una gara noi. Adesso devi fare un mondiale. Com'è questa storia? E spendono di più, vorrei capire io. Come fanno a spendere di più se usano quattro motori in un mondiale? Se hanno i gettoni, se devi cambiare una fusione non puoi farlo. Se è sbagliato a fare qualcun perché tecnico, perché deve essere bloccato il risultato? Ma non lo so, ma dove li spendono i soldi? Vorrei capire. Mi permetto. Sai di... perché corrono senza sponsor? Perché qualcuno glieli dà. Cioè... Vabbè, in questo caso la Honda. Ne aggiungo un'altra a proposito dei gettoni. Due esempi. Magnussen ha rotto un motore, probabilmente l'ingegnere mi potrà confermare, ha fatto un bel buco nel basamento perché saltavano pezzi di ferro in pista, quindi inutilizzabile. E quindi gliene sono rimasti tre che poi forse userà Alonso, che ha fatto un bel regalo. La cosa più emblematica di questa situazione, che è veramente io stranissima. Poi, tra l'altro, non ci credo tanto, secondo me a casa in officina. Dai, facciamo un atto di fede. Chi va a controllare? Comunque, la cosa più divertente, paradossale, è la situazione di Ricciardo. Ricciardo ha rotto un motore e lo ha cambiato per la gara, quindi ha utilizzato due motori. Quando la Renault
aggiungerà gli altri gettoni e farà delle modifiche, queste modifiche non potranno essere messe sui due motori già utilizzati, ma soltanto sui due nuovi. Cioè, scusa, come commentiamo una regola del genere? Spiegami, se li rompono tutte e quattro cosa succede? Prendere 20 posizioni di penalizzazione. 20 posizioni indietro. Ma poi voglio dire, due numeri. Il bilancio della Mercedes, che è una società inglese perché ha sede a Brackley in Inghilterra, del 2000, tanti vantaggi, infatti. Tra l'altro, del 2013, quindi l'anno prima, 420 milioni di euro. Nel 2014 420 milioni di euro. In due anni hanno speso 840 milioni. Questo è un numero. Volete che non abbia adesso, non aspetti il ritorno dal punto di vista dell'immagine vincendo due o tre campionati? È fuori discussione. Questa degli 840 milioni è interessante, perché un amministratore delegato della Fiat, quando io lavoravo alla Fiat, mi diceva: ogni tanto vengono qua quelli della Ferrari e mi dicono che devono fare un'ala nuova e gli serve questa cifra, e io ho una scelta, posso dirgli no, non ve la do, e allora questi perdono la gara successiva e diranno è colpa della Fiat, o glieli do, ma non saprò mai se effettivamente quei soldi verranno spesi o no. Qui c'è anche questo problema, è meglio dirselo, perché quando noi parliamo di grandi case, di Mercedes eccetera, ma poi sono delle persone, sono sempre strutture completamente separate dalla casa madre, quindi ci sono dei grossi margini di... E volevo chiudere questo discorso, cioè una società, un team che spende 840 milioni in due anni ha poi sottoscritto con l'accordo di tutti gli altri che in una stagione si possono usare solo quattro motori, ma è ridicolo, perché un motore in più costerà 200.000 euro, 300.000 euro, ma potendone usare solo quattro significa che le vetture stanno ferme nel box, non girano, non, e non c'è lo spettacolo, non possono muoversi. Quindi è un assurdo, perché si consente un investimento clamoroso per correre con quattro motori, ma visto che mi hai fatto spendere tanto spendo un milione in più. Io su questo però io lo vedo un po' diversamente, forse mi sbaglio, Allora io la vedo in questo modo: che la spesa principale è quella di ricerca e sviluppo che porta a quei livelli, e uno dei col regolamento attuale più rende efficiente il motore e più potenza hai, perché è così, cioè, il regolamento, non l'ho ricordato prima, la chiave di tutto è la portata istantanea di 100 litri, 100 kg ora di combustibile. Bene, poi c'è un altro ulteriore vincolo tecnico: devi ottenere, significa devi ottenere quell'efficienza che ti permette di vincere col massimo di affidabilità, per cui se io ti do il massimo di affidabilità tu devi, ti do soltanto quattro motori per dimostrare che hai aggiunto alla prestazione l'affidabilità. Io lo vivo così, poi mi posso sbagliare, però non c'è più lo spettacolo. Ah no, io parlo solo della parte tecnica, sono d'accordo che lo spettacolo è un altro discorso, sicuramente, io voglio dire dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista rigorosamente tecnico è fuori discussione, il più bravo, però contesto come vengono scritti i regolamenti, perché il più bravo tecnicamente magari si inventa, adesso dimentichiamo la Life col motore stellare, stendiamo una vela, un velo pietoso. Beh, però invece si inventa, sarebbe, perché quando parliamo di utopia, esatto, quella è un'utopia irrisolta. Però il più bravo potrebbe magari, con una motorizzazione di 1.600 con turbo sovralimentata col turbo compressore, inventarsi, come fece la BMW, un 4 cilindri orizzontale, o magari un 8, o magari un 6 in linea, ma non essere costretto ad avere corsa, alessaggio, peso del motore, 6 cilindri, angolo delle bancate, raggi di fisso. Curvatura della carrozzeria. È lì, secondo me, che va rivisto, o andrebbe, o andava rivisto il regolamento. Sono più che d'accordo su questo, ho esordito dicendo il regolamento giusto sarebbe quello del sport prototipi, che permette tutto quello che dici. Perché diversità e spettacolo vanno di pari passo. Parlavamo dell'utopia. Beh, è interessante il riferimento alla Life, Giacomelli ce lo può raccontare. La Life era una vettura che aveva un motore 12 cilindri divisi su tre bancate. Era un motore che Rocchi aveva progettato per la Ferrari, addirittura a 18 cilindri, che poi non è mai andato in produzione. No, hanno costruito perché un modulo a tre cilindri. E poi l'hanno abbandonato. Comunque
E tu hai guidato però quella macchina lì, guidato per modo di dire, sì. Ma comunque ecco, vorrei chiarire anche questa, cioè io quando accettai di fare questa cosa accettai solo e puramente perché c'era l'ingegner Rocchi dietro questo progetto. Non ho mai pensato di fare delle prestazioni dal punto di vista sportivo eclatanti, però ho pensato invece di poter contribuire a migliorarlo questo motore fino a portarlo a un certo punto. Ma il regolamento lo consentì. Dunque, solo dal punto di vista tecnico ho accettato di fare questa cosa, non dal punto di vista sportivo, ecco. Il motore stellare, quando Paul Roche della BMW venne a vederlo sul camion Hockenheim, glielo feci vedere, quando lui vide il motore si mise le mani nei capelli, per dirti. Comunque bisogna dire a onor del vero che il motore venne costruito in 3 esemplari. Io non ho visto una lira all'epoca, ma sviluppo 0. Non è stato speso un centesimo per lo sviluppo di questo motore. Dunque è nato in 3 prototipi ed è morto così. Io ho visto chiudere dei motori con le bielle blu, cioè per dirti, dunque... Ecco, cioè, potevano andare avanti per poco. Avevamo la bellezza di 360 cavalli contro i 700 degli altri. Allora io a Hockenheim facevo 240 all'ora sul dritto, Senna faceva 340 all'ora. Andiamo a spostarsi. Lasciamo. Sentite, noi abbiamo parlato tanto, ma voi non avete nulla da dire. Qualcuno vuole o domandare qualcosa ai nostri amici? Eccoci, pronto. No, dicevo che è sempre interessante parlare di tecnica, però credo che sia lo spettacolo venga soprattutto dalla imprevedibilità. E credo che le squadre siano le prime a non voler essere imprevedibili, perché per esempio la Red Bull ha già minacciato di andare via nel momento in cui non combatte più per la vittoria. Era imprevedibile che nel giro di 2 anni non combattesse più per la vittoria, e appena va indietro dice allora io mollo. Quindi, e poi c'è molta distanza tra i piloti e la gente, questo che rende credo la Formula 1 poco appetibile. Cioè, mentre lo stesso piccolo dramma sportivo che si sta consumando con Alonso non viene detto niente, quindi come fa la gente ad avvicinarsi se non viviamo neanche l'umanità di queste persone? Ecco, questo è quello che... Hai perfettamente ragione, ma io te faccio un passo avanti. Io temo che tutto il mistero intorno ad Alonso sia reale, nel senso che io credo che abbiano ormai una tecnologia talmente complessa che non lo sanno neanche loro che cosa è successo, perché se no non viene fuori il discorso di un colpo di vento. Un colpo di vento è un colpo di panico, è un colpo di panico, dice qualcosa dovremo dire, perché la Honda le fa le macchine ibride, eh? Se passa il concetto che una macchina ibrida è pericolosa, beh, allora quell'investimento lì si giustifica ben poco. È una possibilità, Giancarlo. Sì, diciamo che la questione è stata gestita dal punto di vista della comunicazione in maniera pessima, perché dopo il comunicato del colpo di vento è venuta fuori poi un comunicato, anzi una dichiarazione proprio di Ron Dennis, che ha dichiarato che sarebbero ritornati ai motogeneratori del 2009, che però hanno la metà dei cavalli. Quindi è stato gestito tutto male, perché probabilmente o c'è stato un problema tecnico, la scossa di cui si parla, però a questo punto la domanda è le altre macchine sono sicure, non lo sono, chi lo sa, oppure c'è un problema fisico del pilota, e questo naturalmente è un dato sensibile, ci sono i medici che giustamente non ne parlano. Fra l'altro ero lì quel giorno in cui accade, il primo a parlare di colpo di vento fu il manager di Alonso, poi la McLaren si adeguò e disse lei stessa è stato colpo di vento, quindi la prima ipotesi fu fatta addirittura dal manager di Alonso, e poi nel momento in cui si andò in ospedale, in quel caso i medici stessi che hanno assistito Alonso non hanno mai emesso un loro comunicato, non hanno mai avuto la possibilità di dire la loro, noi non abbiamo mai saputo chi fosse il medico che assisteva, quale fosse l'equipe che assisteva il pilota. Quando scusa, ma di Schumacher sono veri, abbiamo... sono,
probabilmente è una verità che non si può dire. Ci sono delle responsabilità, ci sono delle aziende tipo Vedi Honda che, dove lavorano centinaia di migliaia di persone. Cioè, io sull'omertà in questo caso sono anche d'accordo, se vuoi, perché appunto perché ci sono ci potrebbero essere delle conseguenze notevoli dal punto di vista delle vendite. Ma difatti io ho parlato di comunicazione pessima, perché bastava dire abbiamo avuto la McLaren, abbiamo avuto un problema tecnico, stiamo indagando. Punto. Sì, morivano tutte le illazioni. Bene o male l'hanno detto. Guarda, io ti dico che quando ai miei tempi mi è capitato di rompere delle cose piuttosto importanti sulla macchina, non si poteva dire. E non è stato detto. Solo la verità, eh? Sì, la verità. Sì, era sempre colpa della fabbrica di componenti elettrici. Io invece volevo dire, la Formula 1 è un campionato piloti. I piloti in teoria dovrebbero provare tutti ad avere la macchina migliore e la macchina peggiore, mentre invece il campionato non si sente niente. Il campionato piloti dovrebbero tutti i piloti provare ad avere la macchina migliore, praticamente a rotazione tutti avere la macchina migliore e la macchina peggiore. E come campionato costruttori era meglio il campionato prototipi in ogni caso, però visto che i prototipi non ci sono quasi più, o meglio le principali case tipo Ferrari, che è quella che trascina tutto, non ci corre più, allora a quel punto lì bisognerebbe lasciare libero alla Formula 1 di interpretare quello che vuole, cioè il motore che vogliono. La BRM una volta faceva anche 16 cilindri, anche se poi non era un granché, però ha provato a fare anche quello. Quindi secondo me la Formula 1 come campionato costruttori, se deve essere quello, devono fare quello che vogliono con il motore. Beh, è un discorso difficile evidentemente, perché abbiamo detto che la Formula 1 è quella dei costruttori e i costruttori la usano come uno strumento di marketing. Il tema è: si può andare continuamente dietro l'evoluzione di un'auto di serie che sta completamente stravolgendo i suoi contenuti emozionali e passionali? Perché la prossimo step sarà l'auto autonoma, sarà quella di Apple e Google, che faranno insieme all'Audi, alla Volkswagen, alla Ford e alla General Motors. Sarà l'auto che si guida da sola. Allora la Formula 1 prossima avventura cosa sarà? L'auto che si guida da sola? A noi non ce ne fregherà giustamente niente e saremo molto contenti. Altri intenti? Ecco, volevo riallacciarmi anche al discorso fatto da Giacomelli, che vorrei ringraziare pubblicamente per le emozioni che ci ha dato a suo tempo. Ma quando lui parlava di pericolosità, del fascino del pericolo, ora, senza entrare in un discorso molto complesso ma che già avete affrontato, però anche il regolamento attuale che punisce i piloti che si azzardano a tentare un sorpasso o che, ecco, è un altro elemento che toglie il fascino, perché non è solo il pericolo ma è anche la capacità umana di azzardare un sorpasso o una manovra. Ed essendo punibile in maniera anche piuttosto severa oggi, evidentemente non la provano. Quindi questo è un altro elemento che toglie affezione a questa Formula 1. È vero che in questo ultimo anno mi è parso che da questo punto di vista si sia allargata un po', si è stato un passo indietro da un certo punto di vista, anche perché nel momento in cui si fa una pista che è uguale al fuoripista, allora voglio dire, è fatta apposta per consentire degli azzardi, voglio dire, no? È pur sempre una gara. E poi sul piano tecnico vorrei dire una cosa, non la dico io, lo disse un certo Enzo Ferrari, che il regolamento tecnico più semplice ma anche
più esaustivo è quello di dare un limite di consumo, e tutti i motori sono ammessi, tutte le soluzioni sono ammesse, purché evidentemente la macchina arrivi al traguardo con il quantitativo di carburante previsto. Questa era la tesi più che di Enzo Ferrari di Duckworth, quello che ha realizzato il motore della Cosworth, e quello era il regolamento dell'ingegnere, nel senso: io ti do una quantità di energia, a me non importa che energia sia, può essere elettrica, può essere carbon fossile, può essere tutto quello che volete, ma poi voi vedete voi come trattarla. Potete avere un motore a turbina, e ricordiamo che abbiamo avuto i motori a turbina, o qualunque altro tipo di motore. In effetti Ferrari non diceva una cosa di questo genere, ma diceva un solo vincolo: 600 kg, 100 litri di benzina, un motore 8 cilindri o 7 come Di Maio con 7 pistoni. No? Adesso anche gli onorevoli si mettono a fare i tecnici. Di Maio ha detto: se facessimo una Ferrari con 7 pistoni, vabbè, beato lui, contento lui. Ma io voglio dire una cosa, perché si parla di spettacolo e io ho detto che lo spettacolo sono i cartelloni. Di chi sono le macchine? Chi paga i piloti? Chi paga i piloti? I costruttori di auto, le scuderie. E Eccleston che cosa ha in mano? Ha delle macchine, ha dei circuiti. Mi ricordo nel 76 che venne fuori un pieno perché i circuiti si ribellarono, lui li dominò dicendo: se non vado a correre a Hockenheim vado a correre al Nürburgring o viceversa, se non volete che corra a Monza vado a correre a Imola o al Mugello, se non volete che corra in Francia a Dijon vado a correre al Castellet. Insomma, lui faceva della battaglia tra i circuiti, ma adesso i circuiti non sono più come una volta. Adesso i circuiti sono stati fatti quasi tutti nella stessa maniera, maggior parte stanno in Asia, e allora Eccleston che cosa c'ha? Non ha più niente. E allora tanto vale che i costruttori facciano quello che fecero gli americani con la pallacanestro della NBA: nominano un bel commissioner, ma eleggono anzi un commissioner che non sia un dipendente di una casa automobilistica, ma che sia un avvocato, come è accaduto con Stern per la NBA, o che sia un uomo di management che sia esterno a tutte le case automobilistiche e che regoli i budget in funzione dello spettacolo vero che le case automobilistiche. Poi se ci sono gli sponsor ben vengano, ma no che una curva deve essere totalmente presa da uno sponsor e le telecamere devono essere fissate proprio sulle scritte degli sponsor. Le telecamere sono fatte per vedere la corsa. Io vorrei solo, prima poi c'è un signore che vuole parlare, ma volevo solo dire la libertà dei regolamenti purtroppo ormai è a sua volta un'utopia, nel senso che il regolamento è finalizzato a evitare fughe, tutti devono stare lì perché i costruttori vogliono questo tipo di soluzione. Ora, l'evoluzione tecnologica invece, in mancanza di regolamenti con le sbarre, consente le fughe a come? E non da oggi, perché ricordiamoci che nel 1900, a metà degli anni 30, il regolamento era semplicissimo: le macchine dovevano avere un peso massimo di 750 kg, perché con la tecnologia dell'epoca in 750 kg automaticamente venivano fuori delle cilindrate intorno ai 3 litri. I tedeschi, trasferendo ingegneria aeronautica all'Auto Union e alla Mercedes, in 750 kg ci hanno fatto stare dei motori 6 litri e quindi vedete, il regolamento oggi tira a quello, evitare le fughe, ma per fare quello fa delle sbarre sempre più strette, e nelle sbarre sempre più strette c'è lo stesso rischio di fuga. Claudio. Sì, ecco, io a questo proposito del regolamento molto semplice voglio ricordare l'inizio dell'F1 1955, lo stiamo celebrando. Allora, inizia, il regolamento era molto semplice, non c'era neanche il peso minimo, c'era la cilindrata, era 2005, la cilindrata, e poche altre cose, molto semplice, come sta chiedendo. Beh, c'era compressore aspirato, no? C'era 2005 aspirato, 4005 e 1005. Ecco, allora, questo ha permesso di vedere in gara il veicolo che io ritengo il più innovativo di tutti, non è mai comparso uno innovativo così,
era la Lancia di 50. Allora, le macchine in quel periodo erano vetture dove c'era il pilota, era per aria, era seduto a un'altezza notevole. Allora la Lancia decide, fa questo veicolo super innovativo. Come lo fa? Il motore anteriore è leggermente inclinato, poi albero di trasmissione, cambio posteriore trasversale, inclinando così l'albero di trasmissione, il pilota da un'altezza considerevole scende quasi a pochi centimetri da terra. Se vedete le due vetture, la vettura di quel tempo, Ferrari o Maserati, sì, la Mercedes rispetto alla Lancia era super innovativa. Oltre a quello, per migliorare la distribuzione dei pesi, siccome il regolamento era libero, i serbatoi li ha posizionati tra le assi. Non erano lì, erano qui esterni, uno di qui e uno di lì, i serbatoi. Quindi a questo poi c'era il motore era anteriore, però il motore era portante, cioè faceva parte della struttura, era vincolato al telaio ed era parte della struttura. Motore in lega leggera, 4 valvole, veramente super innovativo. È da ricordare, questa vettura purtroppo ha corso 2 anni e poi è fallita, c'è stato il grande fallimento della Lancia. È stata Vittorio Iano, era il progettista, è il gruppo, noi ricordiamo Vittorio Iano, ma il gruppo Lancia il progettista. La vettura con tutti i disegni è stata passata alla Ferrari, regalata alla Ferrari, tramite la Fiat. La Super è diventata la Super Squalo, però snaturata. Snaturata. Io però. Ho parlato con progettisti Ferrari, dice, il decollo della progettazione e sviluppo Ferrari è avvenuto quando abbiamo avuto i disegni della Lancia. Disegni e materiale. C'era una domanda ancora? Sì. Okay. Sì, si sente, no, perfetto. Sì. No, grazie. Intanto saluto Giacomelli, fa veramente piacere ritrovare un grandissimo campione. Per chi come me ha cominciato a vedere la Formula 1 quando Niki Lauda correva ancora con la BRM insieme a Clay Regazzoni, e ricordo la sua uscita alla Parabolica di Monza, fu il primo appuntamento con la Formula 1. Formula 1 che vuol dire storia, leggenda, vuol dire anche come dire, amore per questo sport. Noi passavamo 3 giorni sul circuito, praticamente dal venerdì, sabato e domenica, le prove erano veramente prove. Io ricordo a Imola si facevano le buche sulla rivazza per poter guadagnare la postazione, poi si arrivò a dei prezzi 160-200 mila lire per arrivare a vedere queste gare, insomma una cosa incredibile. E adesso mi è piaciuto molto l'intervento che ha fatto il signore dicendo: avevamo dei circuiti bellissimi e andiamo a correre in posti dove praticamente nessuno ha la cultura, l'amore per questo sport. Si guarderà solo i soldi, ma se guardiamo solo i soldi e non torniamo indietro con la tecnologia, tra poco, dopo la Mercedes, ci sarà un'altra azienda che investirà moltissimo, sarà un altro team a vincere per anni e anni, ma la Formula 1 perderà sicuramente di spettacolarità, perderà i duelli. Poi volevo aggiungere solo una cosa, perché sono tante quelle che si potrebbero dire, ma solo questo: abbiamo tolto, e dico finalmente, i sorpassi ai box abolendo il rifornimento. Per me, perché per anni e anni anche lo stesso Schumacher vinse parecchio, cioè con i sorpassi ai box. Ricordiamo che la Ferrari dominò 10 anni, Schumacher ne ha 25, ma ne poteva vincere addirittura 7, quindi non ci stupiamo tanto se adesso i tedeschi, dopo aver investito molto, vogliono anche vincere. Ma quello che volevo dire era sostanzialmente questo, parlando dei rifornimenti. Non è possibile, visto che abbiamo detto la moto parte e arriva a una sola gomma, non è possibile tornare a una sola gomma in Formula 1 e abolire tutti questi cambi gomme. Secondo me vedremmo forse il limite della macchina e anche il limite del pilota. Grazie. Il concetto è che, lo dicevamo prima, la noia che viene, la mancanza di spettacolo che viene da una tecnologia così avanzata fa sì che si cerchino delle condizioni esterne per creare spettacolo, e quindi cambio gomme, e quindi una volta al rifornimento, che era nato per quello fondamentalmente. Poi sottolineavo una cosa importante che ha detto il pubblico, perché io credo che Bortuzzo poi sia parlato di me, ma il pubblico fa parte dello spettacolo. Ora, la tribuna vuota è qualcosa di una tristezza, da un grigiore al sistema terribile. Se vedere Silverstone, metto a confronto con il Bahrain, con la Malesia, con tanti altri circuiti di questo tipo, fa effetto. Cioè vedere l'affezione
l'interesse che c'è specialmente in Inghilterra, perché rimane sempre il paese forse maggiormente coinvolto, e soprattutto anche le gare di corollario, cioè quello che corre in pista poche ore prima della gara di Formula 1 in Inghilterra, è una cosa meravigliosa. In questi circuiti del Medio Oriente, del sud-est asiatico, non si riesce nemmeno a organizzare una gara di corollario. In Australia e in Inghilterra il weekend vuol dire, il Canada stesso vuol dire un weekend completo di gare minori che vedono le tribune piene a guardare questo spettacolo, cosa che invece appunto in questi altri luoghi non si verifica assolutamente. Cioè lì si vive solo l'evento Formula 1, che si limita esclusivamente alla gara, perché in certi momenti anche il sabato gli spettatori sono contati in Cina o in Bahrain. Solo la domenica si vede questo pienone, per dire pienone, perché alla fine si tratta di 20.000 persone, cioè paragonate ai 120.000 150.000 di Silverstone, fanno gridano vendetta. Suzuka stesso è uno spettacolo. No, momento. Suzuka ai tempi di Ayrton Senna aveva 4 milioni di prenotazioni per 120.000. Tiravano soldi. C'era Ayrton che tirava, adesso che tira Hamilton. Suzuka, fra l'altro, c'è una cosa particolarissima che l'ho scoperta pian piano: a Suzuka viene rimessa in onda la gara alla fine della gara dagli mega schermi e viene commentata. A quel tempo c'era il pilota giapponese, viene commentata dal pilota giapponese. Il lunedì, c'è il giorno dello sport nazionale in Giappone, viene rifatta di nuovo la gara sui maxi schermi e tutta la gente ancora lì, decine di migliaia di persone, vedono la gara. Che, cioè, secondo me dà l'idea di qualcosa che si è perso in certi luoghi e in certi altri invece viene mantenuto. Ma penso che anche Leo può dirne a decine. No, ma è vero che, come abbiamo raccontato, la scelta di privilegiare i luoghi che mettono a disposizione finanziamenti cospicui, ignorando la storia, la tradizione, è una scelta perdente. Io ho sentito delle cose molto interessanti, anche le domande erano, devo dire, significative. Però ad esempio il discorso sui costruttori, intanto diciamolo perché siamo italiani, non è vero che tutti i costruttori se perdono vanno via, perché la Ferrari non è mai andata via, Allora almeno riconoscere alla Ferrari che è capace di perdere con molta più eleganza rispetto alla Red Bull o altre realtà dell'automobilismo, insomma, questo dovrebbe essere doveroso, perché se ci togliamo anche questo non so cosa ci rimanga come orgoglio nazionale. Il discorso del budget, è vero che la Mercedes spende questi soldi, però dobbiamo essere onesti, cioè la Ferrari Schumacher quando vinceva spendeva 500 milioni di euro a stagione, cioè non è che ha vinto perché ha avuto un colpo di genio che ha trasformato il piombo in oro, Tra gli stipendi di Michael, Ross Brown, l'investimento in ricerca e sviluppo, eccetera, la Ferrari in quelle annate si autofinanziava grazie alle sponsorizzazioni, però erano 500 milioni di euro all'anno per vincere in Formula 1. Quindi la grandezza dei valori è quella, cioè io non sono meravigliato, ma la Mercedes spende tutti, certo, l'ha fatto anche la Ferrari. Se tu vuoi essere competitivo in questo ambito di tecnologia sofisticatissima, se non ci metti le risorse, infatti guardate, non so quanti tra voi siano ferraristi, cioè per tornare a vincere bisogna che Marchionne metta a disposizione di Arriva Bene tutte le risorse che sono necessarie, se no si continua a perdere. Cioè, l'idea è molto romantica, quella di dire se ci fosse una regola sola e poi dopo lì il più bravo, no, quello che c'ha il colpo di idee, no, non funziona così in nessuna disciplina, cioè anche nel calcio, cioè il Bayern o il Barcellona o il Real Madrid hanno una dimensione di fatturato che le altre squadre non hanno, se no ci prendiamo in giro. Io quando sento dire agli assemblatori, io sono d'accordo, bellissimo, ero un bambino, mi piacevano moltissimo quelle squadre, la Tyrrell che ha vinto anche un mondiale e così via, però poi il mondo è cambiato, Cioè lo scudetto in Italia il Verona l'ha vinto 30 anni fa, la Sampdoria nel 91, poi dopo l'hanno sempre vinto in due o tre città. In Formula 1 non è immaginabile che possa vincere, ma anche nelle motociclette o vince la Honda o vince la Yamaha, una volta la Ducati, non è che dice una volta c'era la Patton, arrivi, ti ricordo, vincono quelle, no, questo
Questo bisogna esserne consapevoli. Magari non è poetico, magari insomma ci piacerebbe di più la storia dell'eroe che arriva sul cavallo bianco, però qui bisogna, secondo me, invece dire le regole, che ne abbiamo parlato tanto, che le ha scritte l'ingegner Bruno, anche se adesso si chiama fuori, sono ridicole. Ad esempio il fatto che abbiano abolito i test, per dirne una, Bruno ha fatto riferimento al simulatore, ha ragione, è ridicolo che chi vuole guidare, chi deve guidare oggi in Formula 1 non si può allenare durante la stagione, come se un calciatore, uno sciatore non potesse fare il suo esercizio prima delle gare. Questi qui, a parte due o tre test pre-campionato, montano sulla vettura solo dal venerdì alla domenica. È una baggianata cosmica condivisa da tutti i costruttori. Il contingentamento dei motori e anche dei cambi, sempre voluto dall'ingegner Bruno, no? È un'altra boiata pazzesca, come la corazzata Potemkin, perché dicono facciamo questo per risparmiare, da parte che non risparmiano, perché abbiamo detto quali sono i budget, no? No, bisognerebbe anche lì dire no, ma tornare indietro, è stata presa una strada completamente sbagliata, possono risparmiare in altri modi, non negando il DNA dell'automobilismo, perché è questo che hanno fatto. Ma io lo direi anche se vincesse la Ferrari, ci hanno inflitto degli anni dove vinceva la Red Bull, mi fa piacere per Vettel che è un amico, per come incanalavano i flussi dei gas di scarico, e questo pazzoide lo spiegava per delle mezz'ore in televisione, e io ero lì con i miei amici che dicevano ma com'è possibile, ma qual è una macchina che ti puoi appassionare, che ti dicono vince per come scorre il flusso del gas di scarico, è una follia. È questo che hanno fatto tutti insieme quelli che governano la Formula 1, ed è per questo che io insisto con la mia teoria rivoluzionaria, la Robespierre, che dovrebbero essere mandati tutti a casa e mettere davanti una nuova generazione. Grazie. Posso? Vabbè, dai, certo. Posso dico una cosina? Dico una cosina. Con la storia lì dei flussi, probabilmente non era solo quello. Dai retta a me. Non era così, ma... Guarda, io ho lavorato con... Ma l'ingegner Bruno, ti ricordi cosa ci diceva tutte le domeniche? Sì. È il flusso, sì, che passa per la perpendicolare, poi scende. Descriveva una funicolare, sì, invece che... Queste cose... Non era solo quello. Sono d'accordo che non era così, per carità. Poi, però, insomma, si è detto... Io ho lavorato con Adrian Newey, lo so le sue capacità. L'hanno sempre descritto come un grande conoscitore dell'aerodinamica. Io ti posso garantire che è un profondo conoscitore anche della meccanica. Te lo dico me, perché ci ho avuto a che fare direttamente. E poi, Leo, è vero che la Ferrari è stata sempre nel mondiale di Formula 1 al 50, ma come mai l'ultimo pilota italiano che ha vinto il mondiale è Alberto Scari nel 53? Perché l'ingegnere Lombardi, che è lì, quando era la Ferrari, io gli dissi, ingegnere, mi dia una soddisfazione, prendo un pilota italiano, mi rispose, questo mai. E quindi anche l'ingegnere Lombardi è responsabile. Finalmente di questa si cosa. Sanno le cose. Richiamiamo le cose come sono. No, adesso, a parte Ernesto lo sa meglio di me, è una storia, insomma, la Ferrari, il pilota italiano. Intanto diciamo una cosa, perché quest'anno sono 30 anni che Michele Alboreto avrebbe meritato di vincerlo quel campionato. E era un ragazzo meraviglioso, è stato anche, diciamo, l'ultimo pilota davvero voluto da Enzo Ferrari, perché poi Ferrari cominciò a star poco bene, morì nell'88 e avrebbe avuto Michele il diritto in quella stagione di portarlo a casa il titolo. Dopo il problema, diciamo, la Ferrari, il pilota italiano, c'è tutta una storia, il vecchio se l'era presa perché capitavano spesso incidenti mortali, diceva che come reagiva l'opinione pubblica italiana una tragedia in pista, era difficilmente gestibile, no? L'osservatore romano, da Musso a Bandini, tutte queste cose. Quindi è un po' un peccato. Tra l'altro è questo qui che ha citato Nestore, è ormai il buco nero dello sport italiano in generale, perché non so, Nibali ha rivinto il Tour l'anno scorso, sì, le ragazze del tennis hanno vinto a Wimbledon nel doppio, il pilota italiano che è l'ultimo che si è laureato campione del mondo in Formula 1 nel 1953 è proprio un record alla rovescia che non ha uguali nello sport azzurro, sì, soprattutto con la tradizione di tutto sommato all'Italia. Allora io vedo lì Patrese,
il ragionamento, scusami, io te l'ho fatto provocatoriamente per la Ferrari, ma un pilota italiano campione del mondo dopo Alberto Ascari non c'è mai stato con qualunque squadra. Lì c'è scritto Patrese ha guidato sta macchina. Patrese nel 1978 guidava la Arrows, no? E il popolare Tanzi Callisto, che adesso non è tra di noi perché ha dei problemi molto più grossi, gli disse: Riccardo, c'è la possibilità di fare nella brava Alfa Romeo il secondo a Lauda. E lui rispose: io non faccio il secondo a nessuno, nemmeno a Lauda. Andò Piquet e con la brava mi ha vinto due campionati del mondo. Prego. Allora, volevo fare... Pronto? No, si sente. Buonasera a tutti. Buonasera. Ingegner Bruno, a riguardo del regolamento, io sono un tifoso, no? Da anni, non frequento i social, però leggo l'unica rivista da anni che è Autosport. E a proposito di regolamento, non ho capito, l'unica rivista Autosport. È da anni che la leggo e li ritengo affidabili come quando hanno delle notizie. E io effettivamente come tifoso, no? Fino a 3 anni fa potevo andare bene, nel senso che arrivavamo sempre all'ultima gara a giocarsi il campionato e c'era un pool di piloti e di macchine anche che potevano fare questo, cioè arrivare a poi alla fine di vincere. È cambiato il regolamento, sono cambiate le norme. Il problema è che i regolamenti sono validi per tutti, solo che le grosse case, chi ha più soldi in questo momento può investire di più nel trovare nel regolamento la propria la cosa per poter... Questa è la storia della Formula 1, però. Vincere sulle altre case. E a tal proposito è successo che Autosprint, sul numero di 7 mi pare, abbia dato la notizia che sembra che i 50-60 cavalli da Mercedes li trovi iniettando idrogeno sui collettori. Sembra. Volevo sapere se c'era qualcosa, perché è scocciante vedere le due macchine sempre davanti e lì poi dopo dove il tifoso si stufa, no? Dell'idrogeno iniettato per aumentare la potenza del motore. È regolare, sembra regolare, dal regolamento. No, non sarebbe regolare. Non sarebbe regolare, io ci credo poco, anche perché ci sono problemi di stoccaggio. Il fondo c'è proprio articolo del regolamento e sembra che sia regolare. Autosprint non so se è la Bibbia, per me lo è stata per tanti anni, adesso la Bibbia per quanto mi riguarda il regolamento tecnico della Formula 1 è quello che c'è scritto nel regolamento, a volte poco comprensibile, a volte un po' fumoso e di fatti molti ci si infilano tra le pieghe e trovano il double decker, esatto. I famosi diffusori soffiati che quello è sempre stato, e quello è sempre stato, quello però è la lettura del regolamento. Allora il discorso è che l'idrogeno ha problemi di stoccaggio, ha problemi di cambiamento di stato e in vetture così complicate come quelle che sono oggi le Formula 1, dove ci sono 6 o 7 circuiti di raffreddamento ad acqua e olio per i vari radiatori dell'MGU, delle centraline, delle batterie, l'intercooler, il radiatore acqua, il radiatore olio del motore e chi più ne ha più ne metta, diventa veramente difficile pensare alla miniaturizzazione del serbatoio dell'idrogeno che poi venga iniettato. Io onestamente non ci credo. Sembra che poi non sono riusciti con la BMW a fare una cosa seria. In che senso? Microfono. Sì, ho letto anch'io. Tecnicamente non mi sembra una cosa possibile per le dimensioni del serbatoio dell'idrogeno, che dovrebbe essere non
un pacchetto di sigarette, ma qualcosa di molto più grande, che poi oltretutto comporta dei sistemi per il passaggio di stato e per l'inserimento in camera di combustione. La vedo molto fumosa. Diciamo che l'unica soluzione per poter avere dell'idrogeno, un serbatoio dell'idrogeno a bordo compatibile con gli ingombri di una Formula 1 sarebbe di averlo allo stato liquido, però questo vuol dire avere circa 200-250 atmosfere di pressione e meno 190 gradi, quindi è un qualcosa che richiederebbe un'energia enorme per poter essere mantenuto in quelle condizioni, a parte la pericolosità. Posso? No, io penso, sa che più che l'idrogeno, sa che cos'è? È la ricerca e sviluppo, i 400 e tanti milioni che sono stati citati all'anno, quella ricerca e sviluppo che permette di avere quei 40-50 cavalli in più. Hanno raggiunto probabilmente un'efficienza, quello che dicevo prima, un'efficienza di uno o due punti superiore a quella degli altri, perché hanno laboratori, centri di ricerca che con questi budget qua gli hanno permesso di arrivare qua. E talenti, perché c'è niente, cioè i soldi non bastano per raggiungere quello. Non credo, guardi, al giorno d'oggi non credo proprio che siano possibili questi trucchetti. Io per esempio, come la valvola giapponese dell'88, ma anche perché allora il motore Mercedes non la usa solo la Mercedes, è montato anche su altre auto. La Mercedes è anche è un'ottima macchina, non solo di motore. Certo, ma basta, allora, quando bisogna cercare le ragioni di una mancanza di competitività, chi fa parte del team cerca di trovarle le ragioni, guarda i tempi, guarda le velocità, guarda il comportamento in curva, ha a disposizione i dati punto per punto sulla pista di velocità delle vetture concorrenti, quindi sa tutto della concorrenza e questo aiuta per capire, unitamente ai propri dati, alle informazioni che danno i piloti, a capire quali sono i punti deboli. Invece noi che siamo all'esterno dobbiamo certe volte aggrapparci a delle fantasie, e questa mi sembra una di quelle, per giustificare delle prestazioni di qualcuno che invece ha centrato in pieno lo spirito del regolamento, giusto o sbagliato che sia, non voglio discutere, che ha investito cifre clamorose e che fa fino in fondo svolge il compito. Io vi dico solo questo, che sabato dopo le qualifiche mi sono andato a guardare i camera car di tutte le vetture, ho questa fortuna diciamo in Rai, e le avevo guardate anche il venerdì. Tra il venerdì e il sabato la Mercedes era l'unica macchina che faceva i cambi marcia 12.004-12.005, tutti gli altri erano fermi a 11.008-11.009, nessuno sfiorava appena i 12.000. Vuol dire che loro in qualifica hanno dato 500 giri in più al motore, come, essendo la portata limitata come sappiamo dopo i 10.005, con un po' di pressione del turbo che comporta dei problemi di affidabilità, ma magari per 4 giri in qualifica si può fare, e lì hanno aumentato il vantaggio rispetto agli altri. Questo significa averlo provato, studiato, verificato eccetera eccetera, e giustifica diciamo tra virgolette, perché può sembrare immorale spendere tutto quel denaro, però giustifica gli investimenti così alti che sono stati fatti negli ultimi due anni. Poi è facile dire usano l'idrogeno o usano non so cosa, la realtà è un'altra. Quanti sono gli addetti in Mercedes, non nella Mercedes Formula 1, in Mercedes a Stoccarda, che sono stati trasferiti in Inghilterra a occuparsi della motorizzazione ibrida? Non lo so, ma... E quanti sono quelli in Ferrari che hanno fatto lo stesso lavoro? Lo so, pochissimi. E vi dico che l'anno scorso, fino al Gran Premio del Canada, un mio collega, perché ho lavorato con lui in Alfa Romeo e in DTM, e poi lui è andato in Ferrari a lavorare appunto sui sistemi elettronici, mi ha detto: in Canada da prossimo Gran Premio non verrò più in pista, perché devo rimanere a casa, perché non ci abbiamo capito niente dei motori elettrici, mi ha detto così. E da allora hanno cominciato a casa a studiare, lui con non so quanti altri colleghi, ma fino a quel momento pochissimi, per capire come andava gestita la potenza, la coppia erogata dei motori elettrici. Poi in parallelo si è capito che il gruppo turbocompressore della Ferrari era di dimensioni ridotte, quindi anche il motore termico non aveva la potenza adeguata eccetera eccetera, e la Ferrari ha fatto il miglioramento che abbiamo visto. Ma i
Sei d'accordo? No. Allora, dunque, io dico questo, la Sauber l'altro anno non andava, quest'anno va, e va forte, andava anche forte nelle prove prima del primo Gran Premio, aveva il motore di specifica dell'anno scorso, c'ho anch'io i miei informatori che me lo dicono. Allora sentite, forse una domanda? Sì, una domanda, una domanda, una riflessione sulla, diciamo, sull'onestà intellettuale dei piloti di oggi, di un Vettel che in un primo momento sostiene la teoria del vento che ha buttato fuori di pista Alonso, di Carlos Sainz che gli va dietro, cioè una macchina alta così come fa ad andare fuori pista manco fosse un telonato, un Coulthard che forse avete visto sui social prova la Williams di quest'anno rispetto alla sua Williams e dice che questa Williams è lo stato dell'arte ed è la macchina più bella da guidare e che i piloti di oggi sono bravissimi perché lui non sarebbe capace di guidare la Williams di oggi. Ma sono vere queste cose? Ci allora, sull'onestà intellettuale del pilota vorrei sentire Giacomelli. Sentiamo il pilota. Direi che storicamente... L'ho detto prima, io non lo so, io sono sicuro che potrei guidare anche le macchine di oggi. Cioè non ho capito perché, non so perché abbia detto così Coulthard, io non l'ho letta, ma mi sembra una bufala. No, non so che tipo di pilota è stato Coulthard, voglio dire, forse era meglio che stesse zitto e faceva più bella figura, no? Allora sentite, nostro tempo direi che ne abbiamo anche abusato. Io vorrei dire una cosa, se la Formula 1 è così malata e noi nonostante tutto stiamo qua 2 ore, forse potremo starcene anche 4 a parlarne, si vede che è una malattia da cui si può guarire. Auguriamocelo tutto anche, e buona serata a tutti. Anche Turini ed io siamo interisti, siamo ammalati, andiamo. Ma chi lo riconosce? Gli manca il cavallo.